Allora, Elisa, che cosa abbiamo qua? Abbiamo le stazioni della Guardate, Via Crucis, molto che belle. Viene fatta durante la novena. Durante la novena viene fatta l'artista, la molto in tutte le varie belle. Tappe. Questa cosa è la prima, no? Allora. Belle. Sì. Sono leggenti. È un artista sempre con piastrelle in ceramica. Era un artista molto locale. Molto belle. Ci ha trasferito sia... Non lo so dove sia stato trasferito, però è Mogro, però è un artista locale. Però di origine di Roma. Molto, molto belle. La vallata è magnifica. La vallata è la vallata di Domusnovas. Ah, ecco. Qua sotto il territorio di Domusnovas. La giornata ci sta accompagnando, sindaco, vero? Sì, sì. No, no, abbiamo sperato. Allora, sulla destra abbiamo il primo nuraghe che visitiamo. Sì. Ecco. Perché qui c'è un nuraghe. Allora, il nuraghe in realtà dovrebbe essere sotto alla chiesa, dovrebbe esserci già un nuraghe, perché la chiesa doveva essere edificata sopra un nuraghe. Però qui sulla destra adesso ritroviamo un nuraghe che si chiama Sabastia e che è un villaggio tutt'attorno, perché comunque ci sono varie rovine e purtroppo è stato rovinato in parte dalla costruzione della strada. Quindi quello che noi adesso andiamo a vedere sono tutti i misteri della Madonna. Un muro di città, quindi ce la vede molto chiaramente che è un nuraghe. Ecco, il nuraghe allora è proprio qua. Perfetto. No, no, già si vede perché... Sarebbe il nuraghe Bastia questo. Bastia, perché proprio è al... Sì, siamo sopra un bastione qua. Come una... Qui da una... Ecco. Da qua. Ecco, questo è già... È una cinta... Già parte del nuraghe. Ecco qua. Allora, vedete... Scusate. I resti del nuraghe. Ce l'avete proprio vicino. Purtroppo parte di questo nuraghe era qua sotto. Sacrificato. È stato sacrificato. Ecco, proprio dove corriamo. Perfetto. Oggi davvero siamo un'ottantina probabilmente, davvero tanti, tanti, in questo nono cammino del Wiltshire Barigado. Sono sempre i cammini che vi propone la Pastorale del Turismo dell'Arcidiocesi di Oristano. Qui siamo nella diocesi di Alghero Bossa. Ecco, bambini anche questa volta. Un cane che non manca. E via. Anche a due gare io dopo che ti pago, però in effetti... La prima volta qui oppure già visitato? Come? Conosceva già questo posto? La seconda volta, siamo venuti un'altra volta. Sì, 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 quindi... ecco, sempre con noi, sì, sì, allora. Perfetto. Ecco qua, tutti i misteri della Madonna, del Rosario. Qui che cosa abbiamo? Vediamo un attimino di capire... mica è facile capirlo, anche io sto... Ah, qui c'è chi tornò, famiglia. Però un bravo artista, veramente. Ecco, casette tipiche di chi lavora. Ecco, abbiamo anche gli asparagi, sì. Guardate questa casetta, proprio in pietra. Un ricovero. Sì, ecco. Tanto il grosso del gruppo è avanti a noi. Questa è la stradetta anche della Novenanti. Da qui, passando per questa strada, si arriva provenienti dal paese per essere il 21 di gennaio. Ieri c'era un freddo e un vento terribile, oggi è una giornata davvero molto bella. Allora, per voi la prima volta non conoscevate questo sito o siete già venuti? No, la prima volta in assoluto. Ecco. Che esistono anche posti meravigliosi, sì, sì, sì. A poca distanza da casa.
Grazie a lei. Grazie al tempo. Ecco qua. Allora, Paoli Latino, sempre presente. Sì. Sempre. Qui conoscevate già questo posto? No, mai stati qua. Io forse da ragazzo in questa novenaria sono stato, però non mi ricordo tanto bene. Molto bene, buon cammino allora. Sì, grazie. Grazie a tutti. Ecco, stiamo per sboccare sulla strada che collega Aido Maggiore con Domus Novas Canales. Forza e coraggio. Non ci manca. Certo. Stanno... Ah, ma qualcuno ha trovato dei funghi? Cosa abbiamo qua? Essendo anche di Tonara, insomma, un occhio proprio attento. Ecco qua, molto bello anche questa Madonnina, il cibo che è stato realizzato nella 93, la Madonna qua. Ecco, con il lago. C'è la raccolta, la cena pronta. Ci metti 10 uova e poi c'è la strada. In mezzo alla strada. Valeria, quasi pronti per il nuovo cammino, il 4 siamo da Norbello. Sì, siete a Norbello il 4? Ecco, perfetto. Cosa ci farete vedere? Allora, vi faremo visitare delle tombe dei giganti, poi vi faremo visitare un sito archeologico molto importante, dove ci sono i resti di un castello medievale. E diamo il nome? Il castello di Sella. E i resti della chiesa di Santa Vittoria che sono sempre lì. Lo troviamo scritto Serla, Sella, come? Lo troviamo scritto Sella, Serla, Sedda, a seconda dei documenti che andiamo a visionare. Ecco, sì. Quindi la chiesa di Santa Vittoria. Anche i resti della chiesa di Santa Vittoria. Sono ben visibili. Sì, 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 sì. E poi c'è anche un abbeveratoio, vero? Prima. C'è un abbeveratoio, sì. Insomma, visiteremo un po' di cose. E diciamo che da Norbello è vero che si vede il lago, no? Da Norbello è vero da che Norbello, si vede il lago, dei sì. territori di Norbello, sì? Voglio dire. Sì, 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 sì. Sì, perfetto. Sì, sto quindi tutto pronto allora per il 4. Tutto pronto. Bene. Il lago. Vedremo anche qualcosa del museo che tu hai allestito. Dai, qualcosa anche lì. Riusciremo. Visiteremo anche. Beh sì, visitiamo anche il museo di Sista. Sì. Vabbè sì, merita. Perfetto. Allora, giornata ci sta accompagnando, veramente non potevamo chiedere di più e di meglio, stupendo. Si è calmato anche il vento. Il vento ieri era una giornata gelida. Sì. Invece oggi. Sì, è proprio graziato. Perfetta. Proprio. E poi speriamo di avere questo bel tempo anche quando saremo a Barumini, Las Plazas, Setsu e Tuili. Sì. Ecco. Las Plazas, dove ci sono i resti di un castello anche lì. Esatto, ci sono, di Leonora, e quindi del 1100 e passa, è utilizzato da Leonora. Ci vogliono circa 20 minuti, ecco qui è stupendo. Ci vogliono circa 20 minuti per... Ecco il lago qui di fronte a noi, il paese di Sorradile, fantastico. Come diceva il compagnone, noi ci andiamo a mangiare questo, ci andiamo a portare questo. Sulla sinistra adesso, per andare alla Stele di Lisandro. Mi sa che è Luca qua che dirige
la famiglia, eh? È vero Luca? Sì. Non abbiamo problemi per camminare, vero? Tanto. Bravo. Luisa, stanno chiamando a te. No, maestro Attilio non è venuto. Allora, Consuelo, anche te qui presente. Ciao. Oggi giornata di stacco anche da lavoro, no? Sì, insomma, non stacco del tutto perché di mattina lavoro lo stesso. Ecco, sì. Giornali, eccetera, sempre. Quante copie dell'Unione Sarda si vendono mediamente? Okay. Ormai leggono tutti online. Ecco, quindi sono scesi come numero. Ci sono solo i clienti affezionati, quelli un po' più anziani, i giovani ormai leggono tutto su internet. Su, sì. Ok, un territorio stupendo il vostro, sì, vero? Bellissimo. Diciamolo, abbiamo iniziato adesso il percorso un po' ad anello. Sì, facciamo un anello. Adesso andiamo su Lisandro, dove c'è questa pietra molto bella da vedere, con dei Ma è rimasta sempre lì oppure è stata portata no, lì? È stata portata. Ah, non quindi... so dalla provenienza, non la so. È stata sistemata in questo terreno privato. Comunque ci lasciano comunque, sono disponibili a fotografarla, a vederla. È molto, molto particolare. Quanto mancherà da qui al sito? Non molto, sarà neanche un chilometro. Penso. Ah ecco, quindi diciamo sì, un quarto d'ora scarso. Perfetto, grazie Consuelo, grazie.